Le due gemelle chiaroveggenti Terry e Linda Jamesena sono famose per aver predetto l'attacco alle Torri Gemelle già nel 1999, tornano alla ribalta con un messaggio per Meghan Markle da parte di Lady Diana. La compianta principessa avrebbe infatti mandato alcuni avvertimenti alla moglie del principe Harry direttamente dall'aldilà foto, Kika Caprese. William non deve fare il re? Le parole di Lady Diana spiazzano, cosa dichiarò sui suoi due figli. William non deve fare il re, meglio Harry, solo ora escono fuori le volontà di Lady Diana sul futuro dei suoi due figli. Ma perché la principessa Diana non voleva che il suo primogenito diventasse re e preferiva Harry? Cosa è contenuto nella sua biografia? William non deve fare il re, Lady Diana preferiva Harry? Soltanto ora, a pochissimi giorni dal matrimonio di Harry e Meghan Markle, spuntano alcune pesantissime dichiarazioni che Lady Diana avrebbe fatto in passato. In una recente biografia firmata Angela Levin, dal titolo Harry Conversations with the Prince, emerge che la compianta Diana Spencer avrebbe visto meglio il secondogenito al trono d'Inghilterra e a capo della Chiesa anglicana. L'Express ha riportato alcuni stralci di conversazioni da cui si evince che Lady Diana fosse più convinta delle inclinazioni del fratello minore di William tanto da chiamarlo il buon re Harry. Diana si sentiva meno sicura di William, oppure William non vuole essere re e non vuole che ogni sua mossa sia osservata, sono soltanto alcune delle frasi che la moglie di Carlo d'Inghilterra avrebbe pronunciato sui suoi due figli che, a suo dire, avevano due modi molto diversi di affrontare i problemi durante la loro infanzia. Il principe Harry manda via suo fratello William? Cosa sta succedendo tra i due fratelli? William non deve fare il re, Harry sì, le parole del secondogenito. Ricordiamo che Harry sarebbe 6 gradi in linea di successione dopo il padre, il fratello e i suoi 3 nipoti George, Charlotte e Louis, dunque l'ipotesi di mettere la corona sulla testa risulta alquanto remota, ma mai dire mai. Soltanto un anno fa, il principe aveva dichiarato: c'è qualcuno della famiglia reale che vuole essere re o regina? Non credo, ma ottempereremo ai nostri doveri al momento giusto. In ogni caso, anche voi vedreste sul trono meglio Harry che William? Kate Middleton rifiuta il titolo di nuova Lady Diana, ecco perché. Un tragico incidente se l'è portata via troppo presto. Eppure, il mito di Lady Diana aleggia ancora sulla famiglia reale inglese, ricordata con film biografici, libri e inchieste sulla sua tragica scomparsa. Nulla da togliere all'altrettanto incantevole Meghan Markle, ma sarà anche perché il principe William è il candidato al trono, Kate Middleton sembra la sua erede naturale. Esattamente come la principessa del popolo nelle uscite pubbliche mostra sempre un'eleganza impeccabile, con un sorriso magnetico che delizia le folle e che la rende così avvicinabile. Un paragone che ha ragion d'essere, ma poco conveniente da tirare fuori con la diretta interessata. Ecco perché. Kate Middleton e il paragone con Lady Diana.
I dubbi sono diventati certezza, nonostante un giorno diventerà regina, Kate Middleton non intende emulare Lady Diana. Difatti, sta facendo ogni cosa in suo potere per distanziarsi dal mito. E William approva. A rivelarlo Judy James, un'esperta reale ed esperta di body language, i media d'oltremanica hanno dato risalto alla sua interpretazione del bacio pacificatore tra Meghan Markle e Kate Middleton a Westminster Abbey. Adesso aggiunge che Kate vuole rifuggire al paragone con Diana, anche perché ha già conquistato l'amore incondizionato del popolo inglese. Quello che riconosce è che Kate non desidera affatto far vivere in diretta la triste soap opera della principessa triste. A dimostrarlo gli sguardi e i sorrisi complici. Niente soap opera drammatica, ma solo felicità. Kate Middleton e il principe William non hanno nulla a che vedere per stile con Meghan Markle e il principe Harry. Difatti, si lasciano andare molto meno alle effusioni pubbliche, tengono il profilo basso. Per indole e future responsabilità da sovrani mostrano più riservatezza. Stando alla stessa Judy James, Carlo e Diana hanno tristemente esposto al pubblico ogni fase della loro relazione. Il loro body language velava tutto quel che provavano, in particolare Lady Diana era un'esperta, mentre William e Kate preferiscono trattenere le emozioni. Ciò che hanno mostrato fin qui sono stati sorrisi radiosi, amore e rispecchiamento perfetto. Non però innaturali. Da quando è nato Louis la coppia è più genuina, coi due giunti a toccarsi e persino il principe a porgerle una mano sul fianco. I contatti fisici, i giochi di sguardi e altri piccoli segnali, pure formali, sono cresciuti in seguito alla nascita del terzo genito. Tuttavia, dimostrano che non ripercorreranno mai i passi di Lady Diana, che, appunto, sfruttò il suo corpo per comunicare a pieno e in mondovisione la sua infelicità. Un atteggiamento pudico, in netta contrapposizione all'esagerata ostentazione dei genitori di lui nel rivelare la rispettiva lontananza. Dal canto loro, Kate Middleton e il principe William cercano l'equilibrio degno di una coppia moderna. Perché Meghan Markle sbaglia tutto. Parola del segretario di Lady Diana. Meghan Markle è indifendibile. Parola di Patrick Jeffson, il segretario privato di Lady Diana. La mamma di Harry e William a cui Meghan Markle ha confessato spesso di ispirarsi. La propria studiata, dice lui che ha scritto il libro The Meghan Factor. E dice, sbaglia come lei, anzi di più. La attacca esplicitamente. Mentre George Clooney è tornato a difenderla. Patrick Jeffson, chi è costui? Prima di tutto è uno che la Royal Family la conosce benissimo. Come le sue tasche, possiamo dire. Mr. Jeffson,
Dal 1988 al 1996 è stato il segretario privato di Lady Di. La sua ombra. L'organizzatore della sua vita. L'uomo accanto a lei quando era ancora la moglie infelice di Carlo. Futura regina, moglie e madre di futuri re. Si dimise subito dopo la famosa intervista TV a Panorama in cui rivelava che essere in tre, come loro, in un matrimonio è davvero troppo. Patrick Jefferson era al fianco di Diana anche quando lei decise di separarsi da Carlo. Lo era quando la principessa si infilò nel famoso rivendress e si presentò super sexy e sofisticata a un party, la sera stessa in cui Carlo aveva rivelato di essere da sempre innamorato di Camilla. Non di lei. C'era quando Lady Diana Spencer divorziò da Carlo erede al trono d'Inghilterra. Riuscendo a battere la storia e la Royal Family. Ovvero, mantenendo il titolo di principessa di Galles, anche se non quello di altezza reale. Motivo, era sempre la madre del futuro re William d'Inghilterra. Non c'era quando nel suo ultimo anno di vita, Diana passò da un amante all'altro. Dal cardiochirurgo di origine pakistana Asnat Khan Adodi Al-Fayed, l'uomo con cui morì a Parigi il 31 luglio 1997. Adesso Patrick Jefferson è riemerso con una lunga lettera-articolo pubblicata sul Daily Mail. In cui davvero, alla fine, definisce indifendibile il comportamento di colei che, forse, ha pensato di poter prendere il posto di Diana. La lettera-articolo si conclude proprio con un salto indietro a 9 mesi fa. Quando Meghan Markle incantò tutti con la sua favola. Il Royal Wedding, l'idea che davvero potesse portare una ventata di aria fresca nella Royal Family. Come Diana. L'ex attrice aveva acceso le stesse speranze. Simpatie. Amore planetario. Il fatto è che una cosa è rinfrescare, l'altra distruggere. Jefferson va oltre. Harry Kane Meghan, dice tra le righe, stia attenta. Perché distruggendo la Royal Family, distrugge prima di tutto se stessa. Meghan Markle adesso è in congedo maternity. Niente appuntamenti ufficiali, per lei, fino alla nascita del Royal Baby. Ma la lettera articolo prende spunto dal viaggio a New York della duchessa di Sussex. E va oltre il costo esagerato prossimo al $500.000. Dice che Meghan Markle ha sbagliato ad accettare tutti i favori dei suoi amici famosi.
perché le celebrity non offrono niente per niente. Se anche Carlo non ha pagato le spese del viaggio della nuora a suo carico, per legge, lei presto dovrà comunque ripagare tutti i favori di Serena Williams, Amal Clooney e via elencando gli sponsor paganti del suo viaggio. Insomma, l'ex segretario ne fa una questione di prestigio reale. A un certo punto cita un vecchio film hollywoodiano in cui James Stewart dice, più o meno, che il piacere dei ricchi è contemplare se stessi che godono dei piaceri da ricchi. Il film si intitola Scandalo a Filadelfia e ci sono anche Katharine Hepburn e Cary Grant. E, sempre Mr. Jefferson, butta lì un parallelo tra il fatto che Amal Clooney le abbia offerto un passaggio gratuito sul jet privato di famiglia proprio mentre George sta promuovendo il suo nuovo film Com 22. Aggiungete tutte le regole della sicurezza che Meghan Markle non avrebbe seguito. Insomma, Meghan Markle sta sbagliando tutto. Cosa che un membro della Royal Family non può permettersi di fare. Mixare charity e lusso sfrenato manda solo in confusione. Hollywood e Kensington Palace sono due galassie lontane lontane. Diana fece lo stesso errore e si scottò, dice il segretario che, all'epoca, tale non era già più. Il povero Harry, che si ritrova nel mezzo, rischia anche lui. Il finale dell'articolo è in crescendo. Jefferson ricorda che 3 su 7 delle donne che nel corso degli ultimi decenni sono entrate nella Royal Family, hanno divorziato. Una era Diana. Dice, Meghan Markle l'ha davvero studiata, ma i suoi 16 anni di carriera reale sono davvero entrati nella storia. Meghan non è una adolescente vergine. Ma una donna divorziata, che conosce i media e li sa usare, una celebrity ambiziosa e femminista. Il suo destino è davvero nelle sue mani. Tutto il gossip violento contro di lei, svanirà in vista dell'arrivo del più fotogenico dei bambini. Ma attenzione, il rischio di prendere il bivio sbagliato, nella vita, è sempre possibile. Meghan Markle avvisata, mezza salvata.